uno spettacolo. Veramente fa venire il nodo alla gola. Queste sono, come le vogliamo chiamare, pazzie che soltanto alcuni insegnanti possono realizzare. Sinceramente non si poteva pensare ad uno spettacolo del genere. Adesso capisco perché è un anno che si lavora. Un anno sottolineato da tanti impegni, da tanti sacrifici, da spirito di abnegazione. Però la realizzazione si vede. È commovente vedere i vostri figli così bravi, così capaci, ma così belli soprattutto. Li abbiamo ammirate e continuiamo ad ammirarle. Ci sono dei visi da attrici e da attori. Questa è una vera e propria accademia, altro che scuola elementare. Io non ho l'elenco dei nomi, così come ha fatto molto bene il presentatore all'inizio, per ringraziare tutti, ma per non dimenticarne alcuno ringrazio proprio tutti coloro i quali hanno avuto una compartecipazione, hanno dato un contributo a questa realizzazione. Ringrazio i genitori soprattutto per la loro fattiva collaborazione. Senza collaborazione, ho detto in altre occasioni, non si realizza niente. Mi sento veramente felice di vedere come i palazzolesi amano la scuola e danno con abnegazione il loro contributo per la realizzazione di cose eccezionali, di cose belle, stupende, che fanno onore alla città, onore alla scuola, ma soprattutto rendono onore ai vostri figli che la frequentano, perché dimostrano di averne appreso veramente gli insegnamenti e li trasmettono agli altri, perché noi stasera quindi abbiamo ricevuto questi insegnamenti. La perfezione, la precisione, la grazia, la gioia con cui ci sono stati offerto questo spettacolo e anche la lezione di storia. Se non avessimo ben capito il periodo del Medioevo o del Rinascimento, stasera ci è stato presentato con una lezione stupenda, di quelle lezioni che non stancano mai. Io veramente mi sento orgoglioso di dirigere questa scuola, di avere questi ragazzi, di avere questi insegnanti, di avere i genitori che li accompagnano e soprattutto di avere uno sindaco e un vice sindaco che dimostrano la sensibilità per la scuola, perché ci hanno aiutati. Il sindaco poco fa parlava di miseria che ne abbiamo tutti, però la disponibilità supera ogni miseria, ogni privazione. Questo è il grande contributo di chi intende lavorare insieme per le grandi realizzazioni. Grazie a voi ragazzi, veramente ci avete dato un grande spettacolo e una grande gioia. Siete bravissimi, siete bellissimi, stupendi. Grazie ai vostri insegnanti, grazie all'autrice di questo spettacolo che ha saputo abbinare Medioevo alla nostra epoca in un modo divertentissimo e stupendo. Grazie a tutti e scusi a chi ho dimenticato di menzionare. È stato uno spettacolo stupendo. Molto bene, grazie. In un modo particolare il signor Di Domenico per il contributo che ha dato, e c'è qualche cosa di concreto per me.
Thank you.
tutta l'Ovidiano. Cade, Anricane, re di Tartaria, ferito a morti e già in agonia. Orlando s'avvicinò allo pagano, ca con l'occhio impicciato lo guardava, e in cuscino di paglia di ermano tutta la bruna testa ci formava. E poi si rivolgeva lo vagabondo, baciandoci di Dio, re del mondo. Superstiti
torna da Miss Grant. Oh,
così, per interessi politici, Carlo ripudia Ermengarda e dichiara guerra al suocero. Una vera tragedia! Impero romano.
sarai sempre a servizio della Chiesa. Oltre al romano, ora sacro sei tu.
E vi mando per il mondo a combattere nel mio nome.